Il consiglio del consigliere. Benvenuti alla nuova illuminante rubrica Il consiglio del consigliere. 20 volumi per formare la vostra indispensabile biblioteca personale. Sigla. È arrivata l'enciclopedia per ragazzi fraudolent. 20 volumi che faranno gola anche ai grandi. 20 volumi che potrete usare in ogni occasione. Per divertenti costruzioni. Per passare il tempo in allegria. Per i vostri momenti di sosta. L'enciclopedia per ragazzi fraudolent è utile anche a me. Enciclopedia per ragazzi fraudolent. L'importanza del sapere. Attenzione, i volumi contengono testo scritto. Ma il libro della settimana non è un inganno. E sono a presentarvi un libro che ha fatto la storia dell'umanità. E niente proprio di meno che... Eccola qui, sto parlando della Divina Commedia di Dante Alighieri. Da qui in poi cominciano le vere pene dell'inferno. Per due motivi vi consiglio la lettura della Divina Commedia e in particolare dell'inferno. Primo perché Dante è uno dei pochi scrittori che sa usare il congiuntivo imperfetto. Credio che credette ch'io credesse. Vero è che oggi in edicola, senza leggersi tutta la Divina Commedia, si possono trovare degli ottimi strumenti per imparare i congiuntivi. Ehi, Drimedia, ma dove corri? Oh, ciao, Sodrio. Sono in un tremendo ritardo. Tra poco inizia la sfilata di Versace e c'è tutto questo traffico. Ma perché non ci vai in motorino? Se ce l'avrei ci andrei, sì. Oppure prendi l'autobus, no? Magari. Cavolo, oggi c'è tutta la collezione primavera-estate. Se ce ne sarebbe uno che porterebbe lì vicino. Drimedia, scusa se te lo dico, ma tu avresti bisogno di ripassare i verbi. Lo so, ho sempre avuto problemi, in particolare con i congiuntivi. Il fatto è che la moda mi prende troppo tempo. Se ci sarebbe il modo di studiarli a casa. Ma da oggi c'è. Sul serio? Sarebbe che sarebbe la volta buona. Ma sì che lo è, perché da oggi in edicola c'è Moda e congiuntivi, la prima rivista interamente dedicata a chi, come te, è appassionato di moda ma ha forti problemi con i congiuntivi. Su Moda e congiuntivi di questa settimana, il servizio esclusivo sull'ultima collezione Gran Galà di Valentino. Tutto sui verbi regolari, trarre e posporre, le sorelle Fontana e gli anni 50. Il congiuntivo presenta sempre soggettivamente l'idea verbale esprimendo il dubbio? I cartamodelli di Armani. Si può dire se lo tessessi? Risponde l'esperto. E in regalo la poesia di Cecco Angiolieri, Si fossi fuoco. Moda e congiuntivi. Allora corro in edicola, non vorrei che finirebbe. Che ti potrebbero benedire. Ops. L'altro motivo per cui si può leggere ancora oggi l'inferno di Dante con vantaggio è perché qua e là si possono pescare ancora delle perle. Per esempio questa. Non è senza cagion l'andare al cupo. E qui mi sembra loico affermare che Dante intende dire che dentro ogni esperienza negativa e di dolore, in ogni esperienza che potremmo anche descrivere come un inferno, c'è sempre un margine di ragione, c'è sempre un non senza cagione. Quale sia però il vantaggio che ricaviamo da un'esperienza di dolore, beh, Dante non lo dice, perché non può dirlo, ognuno deve scoprirlo da sé, diffidando dai pedagoghi che vogliono spiegare sempre la vita agli altri. Ognuno scende all'inferno per una ragione diversa e in un cerchio diverso. I dannati scendono per rimanerci, mentre Dante scende per salire in paradiso. Perciò in questo nostro tempo bisogna scoprire il non senza ragione che ci fa scendere al cupo. Bene, il libro della settimana era dunque L'inferno di Dante. L'appuntamento con il consiglio del consigliere è per settimana prossima su questa rete o sul sito www.danielbegato.ilconsigliodelconsigliere.it. Buona settimana a tutti. Non è senza cagion l'andare al cupo.